Ciao, sono Marina, una napoletana 42enne e mamma di uno splendido bimbo di quasi 4 anni. Io ho lavorato nel settore arredamenti come consulente aziendale per circa 15 anni. Poi, da quando è arrivato il mio figlio, in pratica ho deciso di cambiare totalmente la mia vita. Qualcosa mi è scattato dentro e anche le difficoltà che ho incontrato quando sono diventata mamma mi hanno aperto un nuovo mondo, soprattutto mio figlio mi ha cambiato. Quindi ho cambiato anche totalmente lavoro e ho fatto vari corsi di formazione per andare, diciamo, a combattere tutte quelle che erano le mie difficoltà e quelle che erano le mie insicurezze di mamma. Quindi sono diventata una mamma per l'allattamento, una mamma per baby wearing e ho scoperto questi strumenti di accudimento che sono fondamentali per una mamma. E ho deciso anche di reinventarmi totalmente e sono circa quasi 4 anni che realizzo gioielli con il latte materno. In pratica tantissime mamme mi inviano il loro latte. E questo latte viene trasformato abilmente per poter diventare un gioiello unico, un gioiello che ricordi per sempre il momento dell'allattamento. E sicuramente è un'attività piuttosto discussa, devo dire, e sono tanti anche i detrattori, però sono tantissime anche le mamme che mi scrivono tutti i giorni. Perché appunto hanno bisogno di confrontarsi con un'altra mamma che ha avuto le stesse difficoltà, ma soprattutto che vogliono anche loro conservare e rinchiudere in un momento la magia dell'essere mamma, quindi della maternità. E ho creato quindi questa azienda da nulla, che è appunto gioiellidilatte.com. E il mio rapporto con i social. Allora, io praticamente sono una social dipendente. Questo perché sono disponibile 24 ore su 24 per tutte le mamme che mi cercano da prima perché hanno difficoltà che tutte le nuove mamme sicuramente hanno. E successivamente, insomma, perché comunque a loro piace quello che produco, quindi questi gioielli che realizzo. Successivamente poi è nata anche l'idea di produrre gioielli con la prima ciocca di capelli del bambino, con il primo dentino che cade e anche col mucone del cordone ombelicale, che poi rappresenta il primo legame che dà alla vita tra la mamma e il bambino. E ho deciso di partecipare a questo evento di Cimes Business perché appartengo anche ad un gruppo di Roma, si chiama Cerchio di Mamme al Lavoro. Siamo circa 50.000 mamme artigiane che si sono reinventate da quando sono diventate mamme. E molte di loro, insomma, hanno seguito questo corso e quindi mi sono interessata e fortunatamente hanno fatto anche qui tappa a Napoli, quindi era impossibile mancare. Spero che ci saranno altri incontri perché sicuramente formarsi e approcciare in maniera corretta al proprio pubblico sicuramente è una cosa fondamentale, soprattutto rispettare chi c'è dall'altro lato e utilizzare al meglio gli strumenti che Facebook appunto ci dà la possibilità di poter adoperare.